alcune brevi riflessioni e considerazioni sul nostro essere qui oggi. Sarò breve non perché ci sia poco da dire, ma perché sono già stati spesi fiumi di parole su questa tragedia. Oggi siamo qui a manifestare la nostra solidarietà umana a Mario, alla sua famiglia, per esternare la sacralità della famiglia e l'inviolabilità delle nostre case, sempre nel doveroso rispetto delle indagini in corso e di tutte le parti coinvolte in questa tragedia. Rivolgo un cordiale saluto ai colleghi sindaci e amministratori. Con la vostra presenza volete testimoniare la vicinanza vostra e del territorio che amministrate a Mario e alla nostra comunità. Un grazie di cuore a tutti voi concittadini e cittadini che siete qui così numerosi, perché la vostra presenza è il più bel segno di solidarietà che si possa manifestare a chi, suo malgrado, è stato travolto da questa tragedia. Il mio ringraziamento va anche alle segreterie politiche che hanno saputo accogliere e rispettare l'invito rivolto per evitare che questa manifestazione potesse assumere un contesto politico che potrebbe dare adito a facili strumentalizzazioni. Ringrazio le forze dell'ordine tutte e in particolare i nostri carabinieri della stazione di Lodivecchio per la loro disponibilità e il costante impegno e presenza sul territorio. La nostra comunità non si sente terra di confine e men che meno abbandonata a se stessa. È una comunità piccola, ma forte e coesa, e ha saputo dare una giusta risposta anche in momenti così drammatici come questi. Tuttavia, riteniamo che sia necessaria una riflessione sui temi della sicurezza. Oggi vogliamo rappresentare anche il disagio e le necessità della nostra gente su questo tema, affinché si apra un'ampia e partecipata riflessione politica, seria, non strumentale, e che porti risposte chiare e concrete ai bisogni dei cittadini. Non vogliamo chiamarci fuori da un tema così importante e delicato, ma sicuramente non siamo noi sindaci e amministratori locali a dover individuare quelle risposte. In questi giorni siamo stati tutti travolti dagli eventi mediatici e catapultati in una dimensione che non è sicuramente la nostra. Proprio per questo ora chiediamo rispetto e riservatezza per favorire la ricomposizione della vita quotidiana di Mario, della sua famiglia e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore a tutti voi per aver saputo